E veniamo ora ai 5 Stelle che rispolverano toni duri dell'inizio, chiudendo al dialogo con gli altri partiti e rilanciando il referendum per l'uscita dall'euro, un tema questo su cui la Lega è disponibile ad una battaglia comune. Tutto questo nel servizio di Monica Giandotti. Più dialogo con gli altri partiti, l'ha detto proprio lei che a quel tavolo ci si era seduto qualche tempo fa. E a quel tavolo hanno deciso di blindare gli accordi con Berlusconi su una legge elettorale senza preferenze. Dal nostro punto di vista, per ora, l'unico modo per ottenere risultati in questo Parlamento è minacciarli di stare 2-3 notti in aula, la seconda notte vengono, trattano e noi otteniamo risultati per i cittadini italiani. Finito il tempo del dialogo anche per Di Maio, i 5 Stelle tornano ufficialmente sulle barricate. Vince la linea dura e pura di Grillo che contiene neanche l'idea di un referendum anti-euro, proposta per la verità impossibile da realizzare, visto che la nostra Costituzione impedisce di indire una consultazione sui trattati internazionali. Presenteremo una legge di iniziativa popolare per cambiare la carta costituzionale, dice Di Maio, convinto che gli italiani debbano scegliere se rimanere o meno nella moneta unica. Immediate le reazioni della compagine anti-euro, disponibile a una battaglia comune, dice la Lega, e Salvini avanza la richiesta di un incontro ufficiale. Chiunque ci voglia sostenere è ben lieto, siamo lieti di accoglierlo. Il discorso non è la Lega, il discorso è fuori dal Parlamento quanti milioni di firme riusciremo a raccogliere a quella proposta di legge. Però il sostegno della Lega lo accettereste allora? Noi lo abbiamo accettato da tutte le forze politiche in questi anni, peccato che vengono sempre meno nel momento del bisogno. Più tra la gente meno nelle istituzioni, dice Grillo, durante la convention romana la sfida è recuperare consenso nella base tra chi non ha votato alle ultime elezioni europee. Realizzeremo il nostro programma elettorale, spiega Di Maio, e convinceremo le persone che le ricette usate dagli altri partiti non funzionano. Il dibattito sulla leadership rimane sul tavolo, anche se Di Maio respinge al mittente tutte le ipotesi di una sua investitura di fatto celebrata proprio durante la 3 giorni al Circo Massimo. Io credo che l'unica cosa buona di questo dibattito è che ci si abitui al fatto che il Movimento 5 Stelle possa essere classe di governo. Noi alle prossime elezioni nazionali, prima delle elezioni, presenteremo una squadra di governo, la faremo votare ai cittadini in rete e decideranno loro chi sarà il candidato premier e i candidati ministri. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha attribuito a Maria Falcone, sorella del giudice ucciso dalla mafia, l'onorificenza di grandi ufficiali dell'Ordine al merito della Repubblica. Da anni Maria Falcone è impegnata nel tenere alta l'attenzione, soprattutto quella dei giovani, sulla battaglia per la legalità. Un piccolo gesto, si legge nella motivazione del riconoscimento, per ricordare che la lotta alla mafia è stato un fondamento morale e giuridico dell'impegno del magistrato siciliano. Thank you.